Ci troviamo in compagnia di Lucia Pinnetta, delegata ANT di Montegliasi, e come potete vedere siamo sedute sulla soglia della sede ANT, proprio in considerazione del fatto che i volontari ANT non sono chiusi nelle loro stanze, ma lavorano all'esterno del territorio in collaborazione con il territorio. Quindi questa nostra posizione questa sera vuole rappresentare proprio questo essere tra la gente, essere a disposizione della gente e soprattutto ascoltare, guardare e rispondere ai bisogni delle persone. E io, oltre a ringraziare Lucia per il grande lavoro che fanno, stasera le chiedo: quando è cominciata questa avventura a Montegliasi? Innanzitutto buonasera e benvenuti. Sono io che ringrazio voi comunque per essere qua stasera. E niente, ANT a Montegliasi nasce praticamente nel 2013, sì, il 17 febbraio praticamente abbiamo fatto l'inaugurazione della nostra sede, che era in via San Marco. Ci sono state delle difficoltà prima di aprire la sede a Montegliasi, perché era una realtà sinceramente più unica che rara, diciamo. Era una prima associazione di quelle veramente toste, diciamo, no? Quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà a aprire la sede a Montegliasi. Innanzitutto trovare una bella sede, anche uno stanzino giusto per appoggiarci magari la prima volta, così. E fu Don Emiliano all'epoca che ci diede l'opportunità di stare nella sua casa là, in via San Marco. Dopodiché ci siamo trasferiti qua in via Roma, perché con gli andare degli anni, del tempo, diciamo, ci siamo ingranditi, nel senso abbiamo iniziato ad avere delle esigenze particolari di spazio, diciamo, perché tra sedie, rotelle, lettini, panni e quant'altro gli era molto piccolo, e quindi ci siamo dovuti trasferire. Abbiamo trovato questa sede e nei primi due anni ci è stata donata gratuitamente dalla famiglia Grottoli, Grottoli Lanza, che veramente sono stati delle persone fantastiche, diciamo, però poi dopo hanno avuto anche loro delle esigenze, comunque anche noi paghiamo delle utenze. Quindi sono sei anni che voi operate sul territorio. Lucia, in questi sei anni sicuramente non saranno mancati i problemi e le difficoltà. Una per tutte sicuramente è riuscire a trovare i materiali utili, in considerazione del fatto che le ASL sono, possiamo quasi dirlo, al collasso in alcuni momenti rispetto ai materiali, è anche difficile tante volte potersi appoggiare a loro. E quindi voi non solo vi appoggiate alle ASL, ma soprattutto chi vi aiuta? Chi ci aiuta? Beh, sono sempre le famiglie dei pazienti, sono veramente di una cosa eccezionale, veramente, perché instauri con loro un rapporto veramente che neanche immagini, diciamo, no? E alla fine loro, per dirti grazie, diciamo, di quello che abbiamo fatto, tra virgolette, ci donano a chi ha avuto bisogno della sedia, magari non sanno più cosa farne, ci danno la sedia, a chi il letto, a chi i materassini, chi i panni, quant'altro. Comunque ci aiutano su questo senso qua, sì. Quindi c'è una bella collaborazione, e forse un po' quella collaborazione che manca in senso generale nella vita di tutti, e che riscopriamo soltanto quando c'è la solidarietà, probabilmente, ma almeno ci riscopriamo uno accanto all'altro e possiamo aiutare chi poi purtroppo avrà bisogno. Il 12 agosto farete una serata conclusiva dopo la manifestazione che c'è stata a luglio, una manifestazione conclusiva proprio ANT, non festa dell'Interclub Pro ANT, ma questa è proprio una festa ANT, dove l'Interclub donerà l'assegno della raccolta fondi fatta nella festa di luglio. Volevo chiederti una cosa: questa festa che farete il 12 agosto, che chiaramente rappresenta un po' la conclusione di un anno, che è un anno faticoso, lo concludete come? È una domanda difficile questa, lo so, lo concludete come? Nei pro e nei contro. Allora, innanzitutto ANT in festa è la quinta edizione questa, è come manifestazione proprio di ANT, e nasce proprio come
diciamo, l'abbiamo voluta proprio veramente alla grande, tutti noi volontari, per ringraziare i ragazzi dell'Interclub che veramente per 10 anni non hanno fatto altro che lavorare per Anta. E quindi quando, insomma, ci siamo detti perché non inventarci una festa anche noi, anche iniziamo piccola, giusto per rendere innanzitutto pubblica la donazione, perché sai, no? Quando si fanno delle manifestazioni c'è chi crede, c'è chi non crede, magari se è vero che la donazione arriva, se è vero che l'Interclub dona ad Anta. Ci sono tante cose per accertare, però diciamo rendiamo pubblica in quella serata tutta dedicata a loro, all'Interclub, come ringraziamento sinceramente per il lavoro che svolge nei nostri confronti. E ringraziamo ancora una volta, sarò di parte, Autosbobbio, lo Schiaccianoci, Edil 40, perché sono, diciamo, tra i tre sponsor, oltre a quelli che sostengono la manifestazione, diciamo, di luglio, ci danno una mano tutto l'anno, ci sostengono tutto l'anno, perché non è facile. E anche per questo noi, con questa piccola manifestazione, vogliamo dire grazie a loro per quanto fanno veramente per noi, per mantenere la sede, ma soprattutto per garantire sempre quell'assistenza continua a chi veramente ha bisogno. Grazie a tutti i ragazzi veramente col cuore, da parte mia, da parte dei volontari, da parte di tutti i volontari. Hanno ricevuto anche un premio abbastanza importante a novembre, il premio Biosia, tra tante realtà veramente molto più grandi di noi. L'Interclub era piccola in mezzo a loro, però l'hanno ricevuta proprio per la continuità, diciamo. Beh, questa è una cosa bellissima, sapere che c'è stato questo premio. Sì. E a me non resta che intanto ringraziarti per questa opportunità che ci hai dato, ma per spiegare anche all'esterno chi siete e che cosa fate, perché tante volte magari le associazioni di volontariato in un modo o nell'altro vengono un po' sempre, sono al centro di pensieri positivi, ma anche tante volte pensieri non positivi. E quindi ti ringraziamo per aver detto a tutti quanti quello che fate veramente. Lo abbiamo, ripeto, fatto con la porta aperta dell'Ante, proprio per dire a tutti quanti che questa non è un'associazione a porte chiuse, non è un club di soli iscritti, ma è veramente a disposizione del territorio. Io ti ringrazio per questo, vi auguro di poter continuare in una maniera brillante, anche se questo significa purtroppo che ci sono delle persone che avranno bisogno, ma del bisogno c'è sempre e purtroppo ce ne sarà sempre, e io mi auguro che ci saranno sempre persone come voi prodighe ad aiutare l'altro e il prossimo. Io ti ringrazio davvero tanto e vi auguro veramente una eubiosia tanta tanta tanta. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a tutti voi.